Ampia convergenza e scelte condivise sono queste le direttrici seguite dal neo primo cittadino di Reggio Calabria nella delicata fase di individuazione dei futuri assessori comunali. Di sicuro al momento sembra esserci la volontà di perseguire un preciso orientamento di genere, come confermato dall'annuncio dello stesso sindaco circa la presenza nella futura giunta di 4 donne, di cui 3 esterne. Fra queste, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe esserci la consigliera eletta nella lista del Partito Democratico, Nancy Iachino, ma è ancora presto per sbilanciare. Chiara anche la data limite entro cui Falcomatà intende presentare la propria squadra, ovvero il 7 novembre, quando in riva allo stretto arriverà il presidente del Consiglio Matteo Renzi. Fino a quel momento, dunque, saranno costanti gli incontri e le riunioni fra le rappresentanze della coalizione che ha sostenuto Falcomatà per la definizione di nomi e incarichi. Per il giovane primo cittadino restano ancora aperte anche le decisioni riguardanti il ruolo di vice e quello di presidente del Consiglio Comunale. Per Falcomatà sarà questo un primo importante banco di prova, in considerazione del fatto che lo schieramento che lo ha sostenuto presenta un ricco parterre di figure interessate a ricoprire un ruolo di primo piano all'interno di Palazzo San Giorgio.